La vera devozione, diceva Padre Pio, si concretizza nell'imitazione. E quanto ha detto Monsignor Francesco De Nittis, arcivescovo titolare di Tunisi e nunzio apostolico, durante la celebrazione eucaristica del 18 settembre del 2007. In quell'occasione ricorda anche un suo episodio personale legato a Padre Pio. Ero un giovane sacerdote, avevo 27 anni. Venni perché mia sorella si doveva operare a Casa Sollievo e volli chiedere lumi a Padre Pio sul mio futuro sacerdotale. Quando lui lesse il mio cuore, fui felice e continuai a svolgere la mia missione. Gesù, compassionevole come sempre, questa volta si prende compassione di una donna, di una vedova il cui unico figlio muore. Gesù passa attraverso un paesino, Naim, che porta nella Samaria, nel nord, e incontra lì un corteo funebre. Cadavere portato su una portantina, così come i giocatori di calcio su una portantina, come fanno ancora adesso nella Palestina, e i feriti vengono portati così, e i morti anche. E Gesù si muove a compassione di questa madre il cui unico figlio muore, e si avvicina, tocca la bara. Niente po' di meno, tocca la bara, che per gli ebrei, anche gli ebrei di oggi, è impossibile farlo, perché secondo il libro dei Numeri, capitolo 19, versetto 16, chi tocca una bara o un morto viene immediatamente contaminato dalla impurità legale. È come quando uno non si lava le mani prima di mangiare, eccetera. Noi ce le laviamo per igiene, ma Gesù tocca, sfida, gli piace sfidare tanti pregiudizi, anche se santi, perché messi in rilievo nei libri della Bibbia ebraica. E allora comanda la morte. La morte per lui non è niente. Lui ordina la morte, la sconfigge. Del resto, questa è il terzo miracolo di risurrezione dei morti. Già nell'Antico Testamento si parla di Elia, nel Libro dei Re, di Elia e del suo discepolo Eliseo, che risuscitano dei figli di vedove. E così quindi a Naim Gesù risorge questo Talita cum, alzati giovinetto, alzati. È per lui come se fosse in una maniera molto semplice. E allora tutta la gente si meraviglia, non per quello che dice, perché Gesù parla sempre con autorità, cioè qualcosa che gli viene da Dio. Qui invece opera qualcosa che lui stesso fa perché, come Dio Padre, come Dio Spirito Santo, egli è Dio. Celebriamo questa liturgia nel contesto della novena della memoria di San Pio di Pietrelcina, che ho conosciuto, l'ho incontrato qui. Dopo una messa ero ospite a Santa Maria delle Grazie, l'hotel, e ero un giovane sacerdote, 27 anni, e venne un giorno, anche perché mia sorella si operava qui alla Casa Sollievo, venni per chiedere lumi a Padre Pio sul mio futuro sacerdotale. E quando lui indovinò, lesse il mio cuore, allora io fui felice e continuai questo lavoro che ho fatto sino adesso, e ho conosciuto Padre Pio. Mi ha sconvolto,
mi ha sconvolto, però anche mi ha sorpreso, perché non voleva che io riconoscessi in lui punti di santità. Non so, lo faceva per nascondere questa sua. Era proprio una maniera per dire basta con queste cose. Tu credi che io sia un santo, ma per carità, tu te ne devi andare da questo confessionale con l'idea che io sono un demonio. Ecco, questa era la sua almeno io così pensai allora. Però fui felice, mi ricordai sempre di questo incontro. Comunque, Padre Pio è venerato in tutto il mondo, che ci guidi, ma a condizione che ne imitiamo le virtù, soprattutto la virtù dell'abnegazione, del sacrificio, della penitenza. E penitenza non significa anche quello, privarsi di una buona cosa per non peccare di gola, eccetera, ma penitenza nel senso biblico è conversione. Bisogna convertirsi. Io sto percorrendo un cammino e mi do conto che non è il cammino che mi porta al Signore Gesù. E allora devo cambiare strada. Questa è la conversione. Quindi la metanoia, il cambiamento del nostro modo di pensare e di agire. Che ci aiuti San Pio de Pietrelcina. Lui che ha conosciuto questo e ben altro, che come San Francesco ha riprodotto nella sua vita le stimmate del Signore Gesù.